pomeriggio. Allora, oggi sono in compagnia di Andrea Scaglione. Buon pomeriggio, che è un artista, un musicista, ma è soprattutto un organizzatore di eventi, di concerti, che in questo periodo dell'anno, insomma, è sempre interessante, no? Scoprire un po' il lavoro anche di chi si muove in questo ambito. È molto affascinante come settore. Come settore, come ruolo, sì, in effetti sì, è affascinante, nel Avere a che senso, fare sempre con, insomma, artisti, sì, musicisti. diciamo, si vive nella creatività soprattutto, poi si viaggia, Ma tu, insomma, sei stato uno che ha portato anche nomi molto importanti del panorama artistico-musicale italiano qui, insomma, dalle nostre parti, alle nostre latitudini. sì, diciamo, ho lavorato, ho collaborato con Bennato, Edoardo, con Eugenio, con Luca Carboni, con Gianluca Grignani, Mango, Sfortunato Mango e tanti Ecco, altri. parliamo di Mango, tu che l'hai conosciuto, dicono, Io insomma, una persona molto semplice una persona comunque, molto legata al sensibilissima, suo territorio. disponibile, almeno quello che io ricordo, e sensibile, un artista sensibile. Lo definisco tale. Che vuol dire lavorare, insomma, nell'ambito dello spettacolo? È proprio così come dicono tutti, insomma, come descrivono l'ambiente, o c'è anche del buono? Sì, c'è anche del buono. Poi la musica, diciamo, raggruppa tutti, nel bene e nel male, insomma, cattivi e buoni. E quindi con la musica si sta bene. Intanto ci è arrivato il caffè, tu sei un Sì. appassionato di No, caffè? insomma, non tanto direi, però ecco, lo Non accetto sei un ben grande volentieri. No, bevitore? no, no, ne bevo uno al massimo al giorno. Ah, vedi, invece io sono un appassionato di caffè, ne bevo tantissimi durante il giorno. Fa male, fa Lo so, male. fa molto male il caffè. Senti, ma torniamo a parlare invece del tuo lavoro, perché so che in questo periodo stai organizzando una rassegna di musica e Sì, cabaret Musica Cabaret ad ad Acri. Acri, dove diciamo gestisco questo cinema comunale, un piccolo cinema di 300 posti, e ho organizzato una serie di serate dove c'è una serata dedicata a Franco Califano con una bellissima band di Roma, poi due cabarettisti, tra cui Rocco Barbaro. E infine una serata con la band attuale di Edoardo Bennato, ma non fanno musiche di Edoardo Bennato, ma bensì tutt'altro, un repertorio internazionale. È bello che comunque anche dei centri, insomma, un po' periferici rispetto alla città capoluogo, no? Comunque vivano anche di spettacoli, ci sono queste iniziative, no? Sì, Sono seguiti. Anche sì, diciamo di perché sì. Acri è un Acri bel è un centro. bel centro, anche se sì, secondo me si potrebbe fare di più, perché poi hai sempre a che fare con le istituzioni ed è sempre una battaglia burocratica piena d'affanno, ecco, almeno qui da noi nel meridione. Senti, tu non sei solo un organizzatore di eventi e di concerti, ma insomma sei anche un musicista comunque, appassionato di musica, Sì, diciamo diciamo così. appassionato, Un appassionato ecco. di musica che ha inciso anche un proprio disco. Sì, ho inciso 8 brani, tra cui uno, diciamo, realizzato insieme a un videoclip girato a New York. Avevo questo sogno nel cassetto di tanti e tanti anni fa e ho voluto così realizzarlo, metterlo in Ma che pratica. tipo di musica è? Ma pop rock la definisco. I miei Pop. sono i testi e le musiche di Giuseppe Scarpato, attuale chitarrista di Edoardo Bennato. Senti, io lo dico perché chiaramente il tuo cognome, che ho detto all'inizio, Scaglione, fa pensare anche a tuo fratello, che è il Sì, regista Massimo Scaglione. Tra l'altro, l'ultimo film che ha La moglie del prodotto, La moglie del sarto. Sertro, l'abbiamo visto su Sky 1 in questi giorni, che quindi è una cosa di famiglia, la creatività, essere Sì, diciamo c'è artisti. questa vena artistica, io ho anche una sorella attrice, Anna Quindi vedi tutto Scaglione, nella. Ma sì, un fratello, va bene, architetto e che una. cos'è? Un gene? L'aria che si respira in famiglia? Che cos'è Ma quando. penso che è una cosa innata, nel senso che sin da piccoli siamo stati trasportati ognuno dal proprio, diciamo,
come si dice, dalla propria, Vena artistica, dalla propria passione, passione, insomma, poi chi è andato verso un percorso, chi un altro, però insomma la creatività è quella che si è respirato. Senti, altri progetti che hai insomma da qui a breve che vorrai realizzare? Ma io progetti, intanto sto organizzando qualcosa all'estero, in America in particolar modo. Però mi piacerebbe iniziare a fare qualcosa con qualche artista internazionale. Ormai il mercato italiano è saturo, almeno con gli artisti italiani possiamo vedere che ogni concerto c'è sempre lo stesso artista, ormai credo sia... Ma uno come te che insomma ha avuto a che fare con tanti grandi artisti italiani, no? Poi quando insomma vedi questi talent che comunque sfornano, per carità, degli artisti, dei ragazzi, artisti, nuove leve, no, della musica, che pensi? Beh, sì, sicuramente ci sono molte trasmissioni come per esempio X Factor. Penso che è importante che nascono nuovi talenti. Ma dove sta andando la discografia italiana? Ma la discografia veramente si è azzerata, nel senso che ormai non si vendono più dischi. Sono pochi e rari gli artisti, soprattutto quegli italiani, si possono, diciamo, in qualche modo citare come Ramazzotti e Pausini. E Bocelli. Loro vanno. Diciamo che vanno. Anche all'estero? Sì, soprattutto all'estero. Ma in Italia gli italiani non vanno lontano, ecco, a livello di vendita di dischi. Posso dirti una cosa, so che stiamo parlando in amicizia tra pochi, mi ha creato un po' di amarezza, anche tu citavi giustamente prima X Factor, il vedere che comunque tutti i ragazzi che hanno portato un inedito, che poi era un inedito scritto da loro, l'hanno portato in inglese, cioè l'italiano non va più. Ma io penso che non è questione di tendenza o di moda, la canzone italiana è difficile, forse come suono, da far in qualche modo digerire, anche soprattutto all'estero, mentre l'inglese ha un suono più dolce, ecco, se vogliamo, quindi probabilmente c'è questa facilità di apprendere subito un'emozione, una sensazione, una vibrazione. Quindi è musicale, così. Intendiamoci. Senti, visto che siamo quasi vicino a Capodanno e si è ufficializzata da pochi giorni l'arrivo di De Gregori per il Capodanno di Cosenza, tu come lo vedi? Cioè, chiaramente De Gregori è un grande della musica italiana, come lo vedi al Capodanno? Beh, De Gregori è una pedina importante della musica, della storia della musica, del cantautorato italiano, però ecco, per Capodanno, essendo lui un personaggio un po' schivo, sinceramente non lo vedo adatto a una piazza come Capodanno e come Cosenza, insomma. Ci voleva un altro artista più frizzante come Jovanotti, sì, ma so che c'è stato in passato. Sì, sì, Jovanotti c'è stato passati, in passato. Quindi avresti visto più un cantante, insomma, che tenesse un po' di più la piazza, insomma, per far divertire. Sì, più coinvolgente. Più coinvolgente. Sì. Senti, vabbè, io sono affascinata dal tuo lavoro, perché uno pensa sempre come si svolge il lavoro di una persona che cerca, che tiene i contatti con i cantanti a livello nazionale, cioè come funziona? Quindi abbiamo detto, viaggerai tantissimo e poi... Come funziona? Non c'è una, diciamo, non è un ufficio. Cioè, non è che vai in ufficio, la mattina ti alzi, vado in ufficio. No, ci sono anche gli uffici, esistono anche gli uffici per questo genere di settore. Però diciamo che il lavoro, almeno il mio, è dispersivo, nel senso che non si ha mai una meta e una sede ben precisa. Per cui si viaggia tanto. Si viaggia, sì, sì, sì. Senti, il concerto che vorresti organizzare nel 2015, quale sarà? Cioè, il mio sogno è realizzare un concerto con un grande artista, che si chiama David Bowie. David Bowie, wow! Sì. È anche uno dei tuoi, insomma, artisti preferiti. Sì, uno dei miei artisti internazionali preferiti, sì.
Beh, io ti faccio questo augurio allora, speriamo che lo porterai insomma dalle parti di Acri o di Cosenza. No, non tanto Acri, ma ci vorrebbe un luogo molto più grande. Questo è un altro problema delle strutture, noi sì, forse anche siamo in Calabria carenti, siamo carenti di strutture anche a Chiuso. Esistono pochi palazzetti dello sport, l'unico più diciamo idoneo è quello di Reggio Calabria. Dove tra l'altro ci sono stati anche un po' sì, di problemi in passato. Problemi, sì, con il concerto della Pausini, se non sbaglio. Sì. Mancano insomma queste strutture. Beh, sì, un bel messaggio da mandare anche alla politica regionale, insomma. Io penso che il nuovo presidente Oliverio farà tante cose positive per la Calabria. Ce lo auguriamo, intanto facciamo un in bocca al lupo al nostro amico Andrea Scaglione. Grazie. Grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito. Noi torniamo la prossima settimana. Arrivederci.